essere alzata dai due arbitri che sono Mattia Falamesca di Aniagni e Federico Di Noi di Roma. Il primo possesso è proprio per la Virtus Roma 1960, che è partita con Anthony Raffa in quintetto. 3 secondi di questo primo quarto, 3 chi attacca, 5 chi difende. Rocchi, che ha ricevuto da Bernardi, ancora per Efficace, che si prende un'altra tripla. Questa volta è sfortunato perché la palla danza sui ferri della Palasport di Frosinone, ma non entra. Alza Anthony Raffa per Joel Focù. House call a Frosinone e altri due punti realizzati dall'ex giocatore di Orzi Nuovi della. Anthony Raffa si mette in proprio, sbaglia sotto canestro, il rimbalzo viene catturato in un modo o in un altro da Ciccio Di Bello, poi Martino ancora per Lucarelli. Joel Focù l'unico a segnare per la Virtus fino a questo momento. Arriva però la palla recuperata da Frosinone con Giacomo Efficace per il nuovo entrato Pierpaolo Andriozzi. Tanto Martino ha accettato il cambio difensivo su Mamadou Sengolo, altro cambio, si trova poi dall'altra parte per la conclusione da tre punti praticamente libero. Vantaggio per i padroni di casa, 10-9 a 2-23 dal termine di un primo quarto dove la Virtus probabilmente è rimasta nello spogliatoio. Ancora Raffa che si deve prendere la tripla e la manda a bersaglio. The Man dall'angolo al Tellene contro la Smith, eccolo qui in palleggio a sinistra per Efficace, la virata, l'end off poi ancora per Stazzi. Si è chiusa bene la difesa della Virtus, costretta a forzare Efficace da tre punti, trova. Sono arrivati oltre la palla recuperata anche i canestri. Mamadou Senghor costretto a giocare lontano dal canestro, l'end off per Stazzi, poi si arma la mano da tre punti. Percentuali per la formazione di casa fino a questo momento. Da oltre l'arco ci prova Raffa da tre. The Man, ancora lui, realizzati per lui in questo secondo quarto, già abbondantemente in doppia cifra, quota 13. The Man sotto, perso Sengore, quale si prende il tiro, lo sbaglia, ancora rimbalzo della Virtus Roma 1960 nelle mani di Zoffoli, sotto per Banach, il quale prova il gancio, subisce un tocco da dietro da parte di un giocatore di Frosinone, niente da fare, bellissimo, bellissimo l'assist di Efficace per i due punti realizzati della sua gara. Andrea Martino, lui che viaggia a 18.3 di media. D'altra parte ancora Efficace, si prende la tripla, la manda. Due arbitri, Falamesca aveva arbitrato quest'anno la partita contro la PAS, il signor Federico Di Noi le gare interne contro San Paolo e la trasferta vincente contro la Carver. Federico Frisari in palleggio, ultimi 2 minuti e 30 del secondo quarto dove la Virtus Roma 1960 ha messo decisamente la freccia. Raffa da tre punti, non può esimersi, The Man Anthony Raffa. 1960 che poi chiuderà domenica prossima il suo campionato affrontando la seconda in classifica, Fiorentina, quella che sarà probabilmente una grande festa della pallacanestro laziale per entrambe le compagini. Va dentro intanto in maniera ostinata Zarea all'Andrea Martino, altri due punti in questo momento grandi davvero qui sulla Palasport di Frosinone, anche se meteorologicamente parlando la situazione è meravigliosa al di là delle vetrate con un sole estivo. Qui nel parquet invece la musica è diversa, intanto si prende il tiro cadendo all'indietro Stazzi, realizza un canestro pregevole il giocatore con la maglia numero 9. 6:35 da giocare di un terzo quarto che più o meno sta andando avanti sulla falsa riga del primo tempo. Efficace spesca nell'angolo per il tiro da tre punti. Andriozzi, rimbalzo di Martino, ancora per lo scarico di Di Bello per Lucarelli che se lo prende da tre punti questa volta. Davvero pochi. Capitan Giannini va dentro, l'Eurostep del capitano. Vale, 4 punti di fila per il giocatore con la maglia numero 11, classe 1989 di Frosinone. Giannini per Zoffoli, ultimi 4 minuti e 30 in arrivo, si prende la tripla lungo sul primo ferro. Conclusione comunque senza paura del giocatore con la maglia numero 15. Attenzione intanto alla penetrazione da parte di Giorgio Stassi, il quale arriva sfibrato poi alla conclusione, non trova il canestro. Coast to coast di Frisari, 1 a 87
più 46 per la Virtus Roma 1960, che è straripata letteralmente questo pomeriggio sul parquet del Città di Frosinone. Zoffoli ancora in palleggio, vuole il blocco di Banac che arriva, poi lo scarico per Pellegrinotti, Giannini si prende la tripla del capitano e questo è il anzi non c'è lunetta perché è appena il secondo fallo per la Virtus Roma, tripla presa senza ritmo da Efficace, che questa sera non l'ha praticamente mai messa se non a inizio partita dall'arco nel primo quarto. Zoffoli invece ci prova lui, sbaglia, poi il rimbalzo di Banac, il quale con maestria i punti, gran canestro di tecnica di Bob Banac per il 94-41. Tutte già dall'altra parte per Paolo Andriozzi, palla addirittura recuperata da Zoffoli che può andare in 1-0 a metterne altri due. Giocare Renato Rocchi, capitano, in palleggio, vuole il movimento dei suoi, serve Andriozzi che ha segnato quasi tutti i punti di Frosinone in questo ultimo quarto. Efficace ancora raddoppiato da Pellegrinotti che gli va a carpire il pallone, tanto per farvi capire la qualità anche dei giovani di questa squadra. Poi riceve l'assist Eric Pellegrinotti dal compagno di merende, ossia da parte di Longo. I Getti hanno una grande visione del gioco e lo stanno dimostrando in ogni occasione in cui vengono chiamati. Efficace a bocce ormai ferme, 44-98, possibilità di scavalare i 100 punti per la Virtus Roma e l'onore se lo prende Longo, punti numero 3. Intanto la rimessa ancora per Rocchi, e si decide di chiuderla così. La Virtus Roma 1960 vince sul parquet del Città di Frosinone 144, 6 maggio 2023 la Virtus Roma vince il campionato di C-Gold 2022-2023. A questo punto non mi resta di ringraziarvi e salutarvi anche da parte di Alessandro D'Ambrosio. Da Alessio Teresi la più cordiale buonasera e appuntamento per la prossima partita della Virtus Roma 1960.